Vai, fai solo ripresa, poi ti do io qualcosa. Vabbè. Interrompi all'intervallo, interrompi se si picchiano, grazie. C'è. Posso? Vai, uno. No. Vabbè, ho tu. Forti. Peppe, è tuo. Vabbè, a rete. Passala. Che sarà bene? Vabbè, prova andare. Oh, ma roba, sì, palla. No! Allora,
Casi, subito! Perisci, subito! Ma chiamami da distanza! Andiamo! Bella Toto, bella! Grazie! Grazie!
La fascia, sei vero, la fascia. Doppia che mano, doppia che mano. Due. Thank you.
su, mandami su, arriva, arriva. Tre. No. Oh, no. La muovi. Fagli uno, tiri, la muovi. Fallo, fallo. Bravo.
lascia palla, lascia palla. Vai, uno, uno silenzio. Tuo senza palla. Beppe, non stare fermo. Sei, 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 sei,
Oh, ma che te la chiude? Ok, non batte. Ma quanto stanno? Vai, 5, 4, 4, 3. Boh, non ricordo. Fabio, cosa ne pensi di questa cosa? Vai, 1, 2, 3. Resta, Vai, aiutaci una mano. Ci manca un resta fermo, Vai, per credici! Giù, come fa? A palla? Ma state scherzando? Ragazzi, fermi. C'è il primo fallo qua che l'ha tirato la maglietta. L'ho fatto una seguita e poi ha preso il calcio. Ma spazzone, ciao, vero? Ma il primo, ragazzi, sempre il primo. Sul regolato del vantaggio. Come stai, En? Stanno 4, dovrebbero stare 4 e 3 per i brasiliani. Vabbè, grazie. O 4 e 3 o 5 e 4, comunque è un gol di differenza. Ok, ma hai stoppato perché era secondo tempo? Sì, ho ripreso. No, okay, poi sbagliato, ho stoppato, ho ripreso subito. Ma è il primo tempo o secondo tempo? Questo è il secondo tempo, però okay, già ho iniziato, proprio okay. Sbaglio, ho stoppato. Vai tranquillo, non ti preoccupare. Questo è il quarto di finale della Coppa Capodanno dei Tornei Skies. Di fronte ci sono Arci Blues e Brasilian. Brasilian hanno tutti i cognomi diversi, quindi non li conosco, mentre conosco quelli dei Blues, che si schierano con Carbone tra i pali. Poi c'è Lista, Febbraio, Frate e Febbraio. In panchina ci sono Febbraio, Mattia e c'è anche lui che non mi ricordo come si chiama, panchina Bernardino e Coppita. Coppita. Brasilian che cominciano dalle retrovie questo possesso palla. Calcio lungo in avanti, recupera Gabriel Febbraio. Calcio di punizione, lungo in avanti a cercare Capitano Imperatore, la girata, poi non riesce il tacco. Di nuovo Imperatore che combatte con Frate, in mezzo a due, molto bene Imperatore, destro! Palla in rete, giusto? No, vi sto male? Io credo sia gol però, eh. Mi sembra di sì, c'è
La maledetta porta bucata, ma mi sembra che sia gol però, eh. 100-100. Se la vedi è entrata, Quindi la rete del capitano del Brazilian porta il risultato in parità. Punteggio di 4 pari tra Brazilian e Blues. 5-3, scusami, mi hanno detto male. Chiedo scusa, scusami. Scusa. Frate, no, chiedo scusa, Lista poi perde palla sul contrasto con l'uomo in casacca che non conosco. Bene, è arrivato Raffaele Silvestri. Stanno per entrare Bernardino e Coppeta, escono Frate e Febbraio. Osso, grazie. Bene, è arrivato anche il buon Raffaele Silvestri. Questo è il secondo tempo tra Brazilian e Blues. Buonasera a tutti. Buonasera. I Blues non lo so se te li ricordi, più o meno, però hanno i cognomi. I Brazilian non li conosco neanche io, perché non me li ricordo. No, hanno giocato con me l'altra volta. Però penso che sta sull'Imperatore. Sono un po' cambiati. Un po' cambiati. Nel senso, organico è un po' cambiato. Un po' cambiato. Va bene, tieni, fai la ripresa come la sai fare solo tu. Ti do le medaglie, io vado di là perché. Ok. Eccoci qua, torniamo subito in diretta. Attaccano, attenzione Brazilian in zona d'attacco, poi viene braccato bene, c'è questa palla che viene spazzata fuori. Rimane comunque in zona d'attacco la squadra brasiliana, poi interviene il direttore di gara e assegna probabilmente un calcio di punizione, anzi è così. Calcio di punizione per il verde oro. Come stai? Carichissimo, ma nella sto là io. Ma ho visto un po' di maretta sullo C, dove, se vai a vedere. Visto poche danni, infatti ho salutato Conte. Dunque, possibilità di calciare in porta da qui, attenzione, lo fa, c'è la, ok, c'è la risposta, attenzione, poi prova, carica il destro, c'è la respinta, ancora Imperatore che controlla palla, guardate qui, attenzione, mantiene il possesso palla, prova ad eludere gli attacchi dei Blues, poi c'è questo colpo di testa a mettere fuori, ancora Brazilian in zona d'attacco, attenzione, da lì può calciare, lo fa, fortunatamente c'è una deviazione che mette il pallone in calcio d'angolo. Buonasera ragazzi, siamo subentrati in corso d'opera, abbiate pazienza. Ancora Brazilian in attacco con Imperatore, prova a tentare lo spiovente, anzi no, prova l'esterno verso il centrocampo, poi tenta un gioco di prestigio quasi inutile, data la posizione di campo, ci ha provato comunque in stato di grazia Imperatore questa sera. E dunque ancora Blues a cercare, poi c'è questo gravissimo errore che consegna praticamente il pallone alla squadra avversaria e la possibilità di contrattaccare per i Brazilian. Ancora Imperatore! Un missile terra-aria che si spegne all'incrocio dei pali e solo applausi! Solo applausi per Imperatore che mette le vestigia questa sera del grande condottiero e piazza il pallone dove nessuno si sarebbe potuto immaginare, anche da posizione abbastanza defilata. Intanto c'è un cambio nelle fila dei Blues, abbandona il campo Febbraio col numero 7. Attenzione a questo tiro a girare, c'è il controllo da parte del portiere, l'appoggio verso il difensore, il controllo da parte del numero 15, all'indietro ancora il pallone a spazzare, c'è sempre questa occasione per il numero 15 che mette al centro, attenzione, la finta è ottima, poi il colpo di tacco, la possibilità di calciare e la difesa che si piazza subito, ma attenzione, ancora lui, l'uomo Imperatore, che ha caricato un missile che sta decidendo le sorti del match. Ma ottima la finta qui, attenzione, possibilità di andare verso la porta, il piattone, poi ancora Imperatore col sinistro, anzi no, finta, poi mette al centro, interviene il direttore di gara, oggi di rosa vestito, e blocca tutto, si riparte dai Blu. Si va in zona d'attacco, attenzione, questa possibilità anche da qui, zona tiro, infatti lo fa, palla troppo defilata al lato. Nulla da impensierire per il portiere verde oro,
oppure nulla da essere preoccupati. Lancio in avanti, il controllo da parte del solito numero 15, poi il pallone letteralmente messo fuori. Colpo di testa di Febbraio che riesce comunque a liberare la zona. Attenzione, ancora Blaine attacco, poi non c'è cenno di intesa tra le due squadre. E allora si riparte dal solito Imperatore. Appoggio per il compagno di squadra, il ritorno su Imperatore che prova ad impostare. Ottimo il pallone a rientrare, porta palla Imperatore, ancora il taglio dentro, sempre per il compagno di squadra. La palla è lì! E qui si mangia un gol terrificante, il numero 15 della squadra verde-oro sulla grande ed ennesima impostazione da parte di Imperatore. Cambia ancora nelle fila dei Blu. Attenzione, ottimo il pallone intercettato, poi il destro alto e nulla da fare. Circolazione palla da parte dei Blues. Tiene bene palla, poi gioco di prestigio sul pallone, è costretto però a fermarsi e forse a tornare indietro, poi l'intervento e la rimessa laterale è a favore dei Blues. E allora il taglio, poi l'intervento del solito Imperatore. Va con Enzo che prova ad alzare la testa. Vediamo se riesce a ritornare su Imperatore. Il colpo di testa a mettere al centro. Attenzione, può caricare! Il destro poteva sicuramente fare meglio qui. Il numero 15. Quasi! Rischia qui adesso la squadra dei Blues, sberbarcata dal numero 15 che fa buon pressing e c'è la rimessa laterale a favore dei Blues. Blues ancora in attacco, l'appoggio per il numero 11, il taglio dentro, poi ancora resiste, probabilmente c'è un piede alto e interviene il direttore di gara ad assegnare il calcio di punizione per il Brazilian. Imperatore invita i suoi ad allontanarsi, ma anche gli avversari. Imperatore che è dotato comunque di un destro terrificante, quindi potrebbe anche provare da lì, infatti lo fa! Imperatore! Deve metterci la mano il portiere, non particolarmente da difficile la parata, probabilmente la distanza era abbastanza alta, ma Imperatore vede la porta in maniera assurda anche da quella distanza. Poi ancora Imperatore, ormai è l'uomo tutto campo, prova a scaricare il numero 15, attenzione, poi palla che va dove non batte il sole e deve intervenire l'arbitro. Per tentare di mettere la pace e probabilmente qualche cosa a posto laggiù. Rosario, il direttore di gara. Attenzione. Si riprende dall'esterno il gioco. Il pallone all'indietro ancora per Imperatore. Il lancio dentro. Ancora il colpo di testa! E qui deve fare gli straordinari il numero 1 dei Blu. Grandissima parata sul colpo di testa da parte del numero 15, sempre con il lancio del solito ed unico Imperatore. Retropassaggio, attenzione! Una carambola che poi favorisce proprio il Blu ed è bravissimo il portiere verde-oro a negare il gol. Attenzione, ruba un grandissimo pallone, numero 15, gol! Gol esulta, ma è stato temerario nel crederci a recuperare il pallone e trova la via del gol. Raddoppio verde-oro. Bravissimo col numero 15 a mettere la palla alle spalle del portiere dopo aver rubato un grosso pallone in zona d'attacco. Dunque 2-0, tutto da rifare per i Blu, dove la situazione si complica ampiamente. Retropassaggio verso il portiere.
L'appoggio nel cerchio di centrocampo, attaccano i Bleu, poi c'è la palla intercettata, il pallone che arriva a Imperatore, bravissimo Imperatore a servire l'altro Imperatore della squadra con numero 11, occasione in zona d'attacco, poi indietreggia bene la difesa, attenzione, rischiano, poi si riparte ancora dai Bleu, zona tiro, anzi no, intercetta ancora Imperatore, vediamo se scatta la ripartenza, il pallone in avanti, poi c'è questa spinta, l'arbitro però fa proseguire, allora i verde oro rimangono in attacco, c'è questo destro al lato! Ma c'è solo una squadra in campo ed è il Brazilian. Vediamo se c'è qualche reazione da parte dei Blues. Ottima la finta, prova a saltare l'uomo, riesce a tenere il pallone in campo, ancora in attacco i Blues. Doppio passo, prova a deludere la difesa di Imperatore, poi calcia ma il pallone è sul fondo. Rilancio con le mani in avanti, il colpo di testa nel centro di centrocampo a recuperare il pallone, poi la palla è fuori, rimessa laterale a favore dei verde oro, la palla all'indietro per Imperatore, il tocco sotto a cercare lo spiovente in aria verso il compagno di squadra, poi bravissimo qui Febbraio a liberare la sfera, poi ripartono i Blues in attacco, ottima qui la finta, resiste alla carica in maniera splendida, l'appoggio sulla destra, da lì potrebbe calciare, poi arriva con una spallata ma l'arbitro prima, attenzione, e poi interviene, dicevamo prima probabilmente aveva lasciato continuare, poi subito ha fischiato Rosario, il direttore di gara, non ci somiglia ad un compagno. Attenzione, il tiro! Colpisce in pieno la barriera, poi arriva Imperatore, il contrasto che favorisce. Di verde oro. Il lancio dentro per lo stesso Imperatore che calcia e stavolta è miracoloso. Ancora una volta il portiere dei Blues. Imperatore, lancio a girare, il controllo in qualche modo da parte del compagno di squadra, colpo di tacco per l'altro Imperatore, il pallone a girare dove non va nessuno, rilancio della palla con le mani in avanti, attenzione, da lì può caricare il destro, poi ha provato a piazzare la palla, non riesce, e allora Brazilian, e allora sempre e solo Imperatore, il lancio in avanti, la palla lì, poi il portiere con una sorta di anticipo con le mani. La palla finisce in fallo laterale. Ancora Brazilian in attacco. Poi tenta il gioco di prestigio. Non arpiona il pallone. E si riparte dai Blues. Piattone dentro. Ottima la finta. Poi c'è qui il controllo. Bravissimo a palleggiare. Poi ancora perde il pallone. Anzi no, lo riconquista. Si combatte al limite dell'area con grinta. I Brazilian provano a sfondare. Attenzione. Ottima palla. Imperatore da lì potrebbe calciare. Prima col sinistro. Se la porta col destro. Salta l'uomo. Palla messa al centro. Carica al destro. Alto. E niente da fare. Poi Imperatore. Lo stop di petto di grande classe. Resiste alla carica da dietro. Riparte Imperatore. Palla al piede. Ancora Imperatore. Numero a saltare l'uomo. Il portiere col piattone prova a rilanciare in avanti. Benissimo. Qui l'intervento difensivo ancora da parte dei Brazilian. Poi insiste troppo col pallone sul piede. Allora finisce col perderlo. Ripartono i Blues in zona d'attacco. 3 contro 2. Insiste ancora in zona d'attacco. Da lì potrebbe anche metterla al centro. Anzi no, preferisce calciare gol. Bravissimo e temerario a crederci. Fino alla fine ed accorcia le distanze. Ottima azione. Anzi, ottimo assolo con caparbietà. Ha vinto la serie di rimpalli. Sfonda in area di rigore. Da lì poteva anche metterla al centro, ma ha preferito calciare in porta. E dunque trova la rete che equivale all'1-2. E allora Brazilian. Palla a girare, proprio per il numero 15. Inutile palla, anzi sbagliata. Poi attenzione, l'occasione d'attacco. Incredibile! Incredibile! Peggio di Coco del Torino! Clamorosa! Palla sbagliata da parte di Frate, che più che Frate somiglia a Fratac. Sbaglia un gol clamoroso. Da solo davanti al portiere poteva essere il gol del 2-2. Ha visto la Madonna di Lourdes all'improvviso. E dunque mette fuori. E allora Brazilian. E allora questo lancio da parte di Imperatore. La palla è fuori.
I Blues provano a far circolare palla, ancora un affondo dentro, vediamo se la tiene in campo, riesce a resistere, poi arriva sempre lui, Massimo Decimo Meridio, imperatore. Che dice di no. Tocco sotto, colpo di testa ancora negli spogliatoi. C'è un problema di connessione, di visione proprio da parte dei Blues. Problema proprio oculistico questa sera. Riparte il brasilian. Palla in zona d'attacco. Prima Febbraio, poi il compagno di squadra. Attenzione, prova a salire. Porta palla, fa benissimo qui. Attenzione, prova a resistere alla carica ancora. Tiene il piede sul pallone, poi torna. Ah, lì dietro per Febbraio che salta l'uomo. Vediamo se Dali riesce a calciare. Anzi no, perde il pallone. Si combatte proprio nel centrocampo. Poi calcia, la palla è fuori. Dimmi tutto. Siamo sempre in diretta qui. Attenzione, arrivano. Perfetto, appena si riprende sicuramente. Perfetto. Perfetto, vai, vai, vai. Ok, ciao, ciao, ciao. Attenzione, zona d'attacco, il pallone lì. Prova il piattone. La grande risposta di Imperatore. Nulla di fatto per i Blues. Che comunque provano ad andare. Puoi terminare? Mancano pochi minuti, no? Ah, però termino. No, perché mi ha chiamato Michele, perché stanno per iniziare di là. Torniamo dunque in telecronaca. Attenzione Febbraio, prova a calciare. La respinta. Ancora Blues in attacco. Attenzione, prova a girare questo pallone. Poi l'affondo dentro. Arriva Massimo Decimo Meridio. Attenzione, il numero 15, zona d'attacco per i Brasili. Hanno opportunità per calciare in porta. Il destro. Il problema visivo si protrae. Stavolta colpisce i verde oro. Rilancio in avanti. È proprio così. Si chiude la prima frazione di gara, che è tutta verde oro. Ma i Blues non mollano e si tengono comunque in partita. Il punteggio è 2-1.